Lezione su come guadagnare con il dropshipping, formula step by step, formula vincente del dropshipping. Quindi, formula vincente drop shipping, che non c'entra, però non fa niente. Formula vincente per il dropshipping, ok? La prima cosa che bisogna fare nel dropshipping, questa è proprio una lezione per principianti che non hanno mai visto uno store dropshipping, non sanno di che si tratta e giustamente vogliono capire come guadagnare subito il dropshipping. Il primo step: trovare prodotto vincente. Quindi la prima cosa che si fa è trovare un prodotto che già sta vendendo. Io questo lo spiego molto spesso all'interno dei miei video, delle mie live. Don't reinvent the wheel. Non reinventare la ruota. Prendi qualcosa che funziona e lo vendi tu di conseguenza. È molto 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 semplice da capire ed è molto molto più intelligente da fare. Trovare un prodotto vincente. Come si trova questo prodotto vincente? Chi fa parte del programma avanzato Montana Dropshipping Formula già lo sa, perché ci sono più di 10 lezioni che spiegano esattamente come trovare il prodotto vincente che già sta vendendo. Tuttavia, non è sufficiente trovare solo il prodotto, perché c'è bisogno di capire anche come venderlo questo prodotto, ok? Quindi il primo step, che abbiamo il nostro prodotto vincente, successivamente andremo a sviluppare il marketing. Quindi per vendere, che è l'unica cosa che conta, ovvero vendere e guadagnare il prima possibile con l'e-commerce, in questo caso il dropshipping, ok? Vendere, vendere, vendere. Quindi portare acqua al nostro mulino attraverso le vendite del nostro prodotto vincente. Molto semplice, non è facile perché bisogna prima di tutto trovare il prodotto vincente, che vi spiego io come fare, e poi bisogna creare il marketing, che anche quello vi spiego come fare, però bisogna capire una cosa prima di parlare di marketing del prodotto. Bisogna capire essenzialmente che il marketing può essere fatto tramite diverse piattaforme, social media, eccetera, eccetera. Quindi non va interpretato come una cosa assoluta. Bisogna sempre prendere in considerazione il tipo di prodotto, il tipo di audience, ovvero il pubblico che andiamo a targetizzare. Bisogna prendere in considerazione soprattutto se utilizzare meglio un video o un'immagine oppure un carosello. Solitamente per il dropshipping il video è il top, in quanto va a proprio a colpire le persone dal punto di vista sentimentale, ok? Quindi non andiamo a vendere non solo un prodotto, ma andiamo a vendere un'emozione, ok? Quindi andiamo a principalmente a toccare quei punti di dolore, quelle caratteristiche vincenti del nostro prodotto che faranno leva sulle emozioni delle persone per vendergli un prodotto che andrà a risolvere un problema. Ed è questo il fattore chiave del prodotto vincente, quindi che deve risolvere un problema. Va bene? Il marketing, quindi, come farlo? Principalmente tramite social media marketing. Essenzialmente andrà a utilizzare i più famosi social network, ovvero Facebook, Shopify. Sì, Shopify, Facebook. Attraverso Facebook andremo a sponsorizzare i nostri prodotti Shopify, ma il social network è Facebook e
Instagram, TikTok, tutte queste nuove piattaforme che stanno uscendo vanno assolutamente sfruttate. Ovviamente dovete studiare anche la piattaforma che state utilizzando per fare pubblicità, non è che fate le cose a caso, ovviamente. Andrete a sponsorizzare attraverso principalmente Facebook, ok? Quindi principalmente dobbiamo sfruttare Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Google, ovviamente YouTube. Sono tutte piattaforme che noi possiamo e dobbiamo utilizzare per il nostro business. Va bene, ragazzi? Quindi tutto questo andrà a concludere ovviamente che noi attraverso il nostro funnel di vendita manderemo persone, quindi traffico, all'interno del nostro sito web, il nostro funnel, e principalmente, che ovviamente è rappresentato dal nostro negozio Shopify. Shopify è semplicemente la piattaforma numero uno per creare negozi e-commerce. Quindi manderemo tutte le persone all'interno del nostro negozio Shopify e qui dentro noi creeremo una landing page, oppure molto più semplicemente una pagina prodotto che deve essere massimizzata per la conversione, ok? Pagina prodotto. Ok, la pagina prodotto andrà prima di tutto a vendere il nostro prodotto, quindi sarà quella che convertirà in maniera determinante il nostro visitatore in cliente. Ok, quindi questo è un fattore fondamentale che bisogna veramente capire in maniera profonda, perché è qui che noi andremo a vendere il nostro prodotto. Vincente marketing, ok, arriva su Shopify e poi ovviamente c'è la vendita. Ora, un'altra cosa che molti non vi dicono è che esiste, tanto qua mettiamo 3, anche se questo faceva parte del 2, però la prendiamo come terzo, perché col marketing essenzialmente vi insegno anche come trovare le migliori ads, le migliori immagini, ovvero quello che sta funzionando a livello di marketing. Semplicemente lo dovete prendere, migliorare e poi magari utilizzarlo su diversi paesi, ok? Quindi essenzialmente il quarto step, una volta venduto il nostro prodotto dropshipping o e-commerce, ma partiamo dal dropshipping, cosa succede? Dobbiamo strutturare anche un back-end. Che cos'è il back-end? Semplicemente il back-end è quello che succede alla fine del nostro funnel. Quindi alla fine del nostro funnel avremo il back-end che essenzialmente andrà a o proporgli altri prodotti oppure a vendergli lo stesso prodotto. Quindi si possono utilizzare strategie di upsell e cross-sell, che è nient'altro che le strategie che trovate in giro in qualsiasi negozio. McDonald's, ok? McDonald's cosa fa? Cerca sempre di farvi un cross-sell con magari aggiungendo patatine alla Coca-Cola o all'hamburger, oppure vi cerca di fare upsell cercando di vendervi lo stesso hamburger magari allo step successivo. Quindi se è medio vi cercherà di vendere large e cose del genere. Quello è semplicemente upsell e cross-sell e si può fare tranquillamente, anzi lo devi fare tranquillamente all'interno del tuo funnel di vendita con Shopify dropshipping, che aumenterà di gran lunga il tuo average
order value. Ok, l'average order value non è nient'altro che il valore dell'ordine medio, ovvero quanto ogni singola persona andrà a spendere all'interno del tuo negozio Shopify di dropshipping o e-commerce, perché ricordo che dropshipping è una parte dell'e-commerce che comprende private label e dropshipping, quindi essenzialmente ci sono due direzioni differenti che potete sfruttare. Dropshipping non avete il problema delle spedizioni, di tenere lo stock in magazzino, mentre con l'e-commerce e private label comprate uno stock di prodotti prima e lo vendete con il vostro logo sopra. Quindi essenzialmente questa è la differenza per chi fosse nuovo e non avesse ancora capito la differenza principale tra private label e dropshipping. Ok, quindi essenzialmente email marketing mi suggeriscono anche, però email marketing per quanto riguarda dropshipping, ci mettiamo anche qui email marketing, è una componente fondamentale anche questa del marketing. Tuttavia, se tu fai dropshipping non ha tanto senso, perché l'email marketing si sviluppa soprattutto in termini più di lungo termine, soprattutto se hai una newsletter, cose del genere, quindi andrai a inviargli email durante diversi mesi. Ma tuttavia si può utilizzare l'email marketing per fare retargeting, ok? Quindi retargeting, l'email marketing va più che bene. Retargeting, per esempio le 3 email che potete inviargli dopo che hanno abbandonato il carrello, quelle vi aiuteranno tantissimo alla conversione. Ok, e nel programma avanzato vi suggerisco esattamente quali app dovete utilizzare per aumentare le vendite. L'email viene usata poco, essenzialmente perché il tasso di apertura delle email è molto basso, cioè più passa il tempo e più il tasso di apertura delle email è basso. Infatti ci sono alternative molto più valide che potete utilizzare per fare retargeting e convincere i potenziali clienti a diventare clienti veri e propri.